Mi piace lavorare la pietra come passatempo, più che altro. È un'ispirazione che mi fa piacere. Delle mie arti non voglio trasmettere niente, perché penso che siano opere uniche e non c'è bisogno che devo trasmettere altre cose, perché nessuno può, diciamo, penso realizzare quello che io faccio, non devo trasmettere niente in quello lì. Le mie sculture possono rappresentare diverse divinità in genere, come egizi, civiltà romane e civiltà puniche, perché mi piace l'antichità di una volta. Io non ho imparato né scultura, non ho mai, diciamo, studiato scultura. Mi è venuta così la passione, dicono che ho una mano buona. Ogni opera che io faccio, io ci prendo passione. E mi piace, non sono stati piacere, è tutto un piacere per me fare tutte le sculture che ho fatto. Non è che le faccio di brutta voglia, le faccio con passione. Prima di scolpire facevo il tappezziere e poi mi è venuta la passione della scultura come artigiano della materia. Ho cominciato nel 1985 e piano piano mi è venuta questa passione qui di scolpire prima monete romane, con insegne in base a diversi imperatori, e poi mi è venuta l'idea di cominciare i mezzi busti in pietra, tipo granito, basalto, eccetera, eccetera. Preferisco di più la pietra perché mi valorizza la scultura che faccio sull'antichità. Il marmo proprio non lo gradisco perché non mi dà le ombre giuste che io preferisco. Il legno invece mi posso divertire un po' perché essendo più maneggevole, questo legno qui non è che posso scolpire quello che voglio, mi devo adattare alle forme del legno. In quel caso lì, le sculture come visi e altre cose non le posso realizzare, solamente delle piccole cose come animali, piccole faccettine, eccetera, eccetera, in base alla radica del legno che si comporta. Quando io prendo una pietra, l'idea c'è più o meno, ho varie idee di costruzione della scultura. Man mano che io tiro fuori il viso, dopo, in base alla pietra che ho in più, diciamo della pietra, immagine della pasta della pietra che c'è in più, riesco a realizzare dopo in seguito, però non penso mai di pensare prima a quello che faccio. Man mano che la faccio, io la realizzo la scultura. Magari posso cambiare versioni di scultura, sia uomo, donna o altri personaggi. Adesso io ho preso una pietra che mi hanno regalato, che hanno preso in spiaggia, questa pietra qua, no? E sto realizzando un viso, sto realizzando, peserà adesso una cinquantina di chili. Prima realizzo il viso e poi naturalmente in base a quello che ho realizzato il viso, in base all'idea che mi viene man mano che lavoro, posso fare, non so, dei capelli, una coroncina, posso realizzare un uomo con una corona tipo un re Salomone, un altro tipo di genere, anche una donna, una regina o qualsiasi cosa. Non è che sono come Geppetto che con Pinocchio che ha realizzato la sua scultura e poi Geppetto si è messo a parlare, non pretendo che la scultura si è messa a parlare, però diciamo è un'opera che quando riesco a realizzarla mi piace, la curo accuratamente come se fosse, diciamo, un figlio di casa mia. Adesso non si vede niente, vedi?
Non è che penso di fare quello che decido. Per avere una fonte di guadagno, diciamo che nella zona del Sucre Cresiente, se permetto parlando, non la considerano un lavoro di poter fare una fonte di guadagno di soldi, perché non è, diciamo, un territorio adatto per poter vendere certe cose. Allora mi sono permesso solamente di farle come passione e non di venderle. Perché se dovessi farle per vendere, diciamo, queste cose qui, allora verrebbe la fretta di farle e allora non uscirebbero bene come la penso io, uscirebbero fuori delle porcherie. Uno che le fa per venderle, praticamente per me è una cosa che non vale niente, perché escono cose che c'è poco lavoro. In base a certi lavori che ho fatto, ho presentato una mostra all'Arciere e si è accorto, diciamo, Roberto Lai, che è un presidente della mostra dell'Arciere, e mi ha scoperto lui, e lui sta facendo qualcosa per me, diciamo, per farmi conoscere un po' dappertutto. E per il momento io penso di non vedere le mie sculture, perché penso che un domani prendano un certo valore. Per il momento mi servono per farmi un po' di pubblicità, più che altro. Progetti per il mio futuro non ne ho, perché se uno fa dei progetti per il suo futuro, sulle sculture specialmente, diciamo, progettare sculture per un futuro, come dicono tutti, non esiste, perché di solito tutti quelli che fanno scultura, pittura, eccetera, eccetera, il loro futuro se lo trovano sottoterra, perché quando vengono, diciamo, conosciuti, loro non esistono più. Allora io un futuro non ce l'ho sulla scultura fino adesso, perché fino adesso non c'è niente, le faccio, piacciono, può darsi che magari muoio prima, e futuro io non posso realizzare il mio futuro, diciamo, sulle mie sculture, perché adesso non sono valorizzate. Magari un domani, quando non ci sarò più, il merito se lo prenderà chi le avrà, in casa o in qualsiasi posto. Il tempo io ce l'ho a mio piacimento, non è che mi devo obbligare io a me stesso di dire domani faccio una scultura e poi magari non riesco neanche a realizzarla. Se oggi la giornata mi sveglio di buona salute e la mia mente mi dice voglio fare questo, lo faccio e poi, diciamo, la finisco a mio piacimento. Le mie sculture per me rappresentano un po' della mia vita, più che altro, perché ci ho messo passione a farle e le faccio talmente con cuore queste mie sculture che quando le faccio penso che siano solo per me, le faccio per me personalmente. Poi agli altri giudicare, diciamo, che loro pensano che siano tutte belle, ma io non gli ho tanta importanza, sono gli altri che mi dicono che sono belle. Io le faccio per passione, per conto mio. Non dico per conto mio che sono belle, lascio agli altri giudicare le mie sculture. Il futuro ancora per il momento è incerto.